Dunque, vi illustrerò appunto in modo molto sintetico tutte le diverse funzioni del codice epigenetico, che è un codice che studio da tanti anni e che negli ultimi anni appunto è stato tutto sequenziato e abbiamo capito quindi tutte le diverse funzioni. Sono fantastiche. Proprio questa settimana uscirà un libro che si chiama Epigenetica, non Epigenetica, Genetica della Felicità, che è stato scritto con Richard Romagnoli e che parla alla fine degli argomenti di cui parlava nel suo finale della relazione Giorgio Terziani, cioè alla fine anche le nostre emozioni, e soprattutto le emozioni positive, voler bene alle persone, l'amore, questo qua fa estremamente bene alla salute, proprio perché queste sensazioni, queste emozioni modificano in profondità i nostri geni di tutte le cellule e quindi il nostro codice genetico proprio attraverso una regolazione epigenetica. Quindi tutto conta nella vita, come diceva Giorgio, che conta l'inquinamento elettromagnetico, non solo quello chimico, conta la dieta, conta stare bene appunto mentalmente, conta essere pensieri positivi e tutto quanto incide, come dicevamo, sull'espressione genica. Ma naturalmente noi abbiamo anche la possibilità di intervenire in modo più specifico a regolare questi geni che si alterano in varie malattie, come il cancro, come le malattie neurodegenerative, come le malattie cardiovascolari, o addirittura in questo momento abbiamo visto che possiamo percorrere anche molto bene la via dell'anti-aging e quindi bloccare l'invecchiamento non solo aumentando la durata della vita ma anche bloccando proprio i fenomeni di senescenza, perché un conto è prolungare la vita da 120 anni, però essendo Matusalemme uno non è molto contento, se invece si blocca anche la senescenza allora va bene, insomma. Allora, oggi vi parlerò di questo, ma cominciando appunto dagli studi che mi hanno permesso poi ad arrivare a queste conclusioni. E l'osservazione che avevo fatto tanti anni fa, quindi già nel 1988 avevo pubblicato il primo lavoro su questo argomento, era relativa ai cancerogeni ambientali. E lì ho capito che doveva esistere un codice sopra il DNA che era in grado di regolare appunto l'espressione genica. L'osservazione riguardava i diversi effetti che le sostanze cancerogene hanno durante la gravidanza. Se voi somministrate cancerogeni nel periodo in cui si formano tutti gli organi e apparati, voi non riuscite mai a indurre tumori nella prole, finito quel periodo inducete tumori nella prole. Ora, la domanda era perché prima no e dopo sì. Che succede durante l'organogenesi? Succede che da un'unica cellula staminale totipotente che è l'uovo fecondato, attraverso stadi successivi di differenziazione si formano le pluripotenti, multipotenti, oligopotenti e così via, fino alle cellule completamente differenziate. L'idea è stata che nei precisi momenti in cui avvengono questi salti differenziativi, le sostanze presenti lì fossero dei regolatori dell'espressione genica, cioè in grado di correggere i danni che venivano indotti sul DNA, cioè il cancerogeno ti dà un danno sul DNA, ma io lo correggo, il danno non si manifesta, il tumore non si presenta. Finita l'organogenesi, questo codice non è più così attivo e funzionante come quando è presente nell'embrione, sapete che dopo che l'embrione si è differenziato, il concepimento prende il nome di feto, lì non c'è più tanto bisogno di regolare questi fenomeni, quindi se io somministro i cancerogeni per la fase, induco tumori nella prole. Allora bisognava dimostrare tutta questa cosa. Dovevamo scegliere un modello di studio per il differenziamento delle cellule staminali. Per farla breve, abbiamo scelto lo Zero Fish. Ci sono 5 modelli, la Drosophila melanogaster, Celeratus elegans, Leucinopus regia, ma alla fine abbiamo scelto lo Zero Fish perché è facile da coltivare negli acquari, facile da allevare, soprattutto è facile per fare la diagnosi del momento della fecondazione, perché è da lì che si contano tutti i tempi per i prelievi delle diverse fasi. Se noi sbagliamo a fare la diagnosi di fecondazione non riusciamo a standardizzare il processo, invece con lo zebrafish è facile. Poi ha le stesse proteine della specie umana, il 98% delle proteine dello zebrafish sono le stesse della nostra specie, questo è anche molto importante.
e per altri motivi, insomma. Adesso vi faccio vedere questi slide. Quindi noi abbiamo preso questo embrione e in cinque stadi, che sono cinque gli stadi di differenziazione, abbiamo preso tutte le diverse sostanze presenti. Sono per il 98% proteine a basso peso molecolare, per il 2% acidi nucleici e soprattutto microRNA con attività regolatoria. Qui vedete che abbiamo fatto con questo test, appunto, abbiamo analizzato i diversi pesi molecolari delle proteine presenti nella prima fase del differenziamento cellulare. Sono per il 50% proteine a basso peso molecolare con un peso inferiore a 40 kg d'alto e per il resto 50% un peso molecolare compreso tra 40 e 97 kg d'alto. Comunque sono piccole proteine che vengono assorbite in bocca, sotto la lingua. Per cui nei trial clinici noi abbiamo proposto l'assorbimento sublinguale, quindi c'è uno spray, e funziona molto bene. Poi abbiamo fatto un lavoro molto più lungo, cioè siamo andati ad analizzare con spettrometria di massa tutto il pool di proteine presente nei diversi stadi e abbiamo individuato le diverse proteine, che sono le stesse della specie umana, come vi dicevo. Lo zebrafish ha il 98% di proteine che sono le stesse della specie umana e in effetti quelle che noi abbiamo tabellato lì sono tutte proteine che sono presenti nel nostro corpo, sono proteine importanti per il metabolismo mitocondriale, quindi quello che diceva Giorgio viene ripetuto qui e noi abbiamo parecchie di queste proteine che hanno questa attività di migliorare il metabolismo mitocondriale. Sono proteine dello shock termico, quindi sono importanti per la risposta immunitaria, sono chaperonine che sono importanti per la comunicazione intercellulare, proteine in generale, diciamo così, che sono essenziali per il metabolismo della cellula, tutta quanta. Vedete quante sono. E quindi abbiamo preso tutte queste sostanze nei vari stadi e abbiamo trattato diverse linee di tumori umani. Cioè, visto che sono proteine del nostro corpo, voi mi chiederete, ma se poi fate una terapia con queste proteine, che senso ha? Giusto? Al senso che uno si ammala quando ha consumato tutti questi fattori e lui non è più in grado di regolare l'espressione genica, non è più in grado di correggere. Quindi un malato di tumore, un malato fragile, perché ha consumato tutti questi fattori, gli arrivano degli insulti cancerogeni e lui continua a formare cellule tumorali. Dandogli questi fattori noi facciamo una specie di terapia sostitutiva, lui non li ha più, glieli diamo noi per lui in modo che si difenda, in ogni caso che sia in grado ancora di correggere. E quindi, come capirete, con questo meccanismo d'azione queste sostanze non agiscono con meccanismo farmacologico, ma biologico. Noi stiamo intervenendo a livello biologico per indirizzare le cellule verso il loro giusto destino. Loro non sanno più differenziarsi e noi gli insegniamo a fare questo, a differenziarsi, a riaccoppiare i programmi del differenziamento e della moltiplicazione, a diventare cellule che stanno tranquille e che non si moltiplicano più. Allora, qui abbiamo fatto vari esperimenti su diverse linee di tumori umani. Questo è il glioblastoma multiforme con le proteine della prima fase che viene rallentato per l'80%, il melanoma 40%, la mammella qui 40% è un tumore ben differenziato. Vedrete che con le fasi finali della differenziazione, con le proteine delle fasi finali, la risposta è molto superiore. Quindi impariamo che ogni tipo di tumore, se è più differenziato, è trattato meglio i fattori delle fasi finali, se è meno differenziato, ogni tumore cominciamo a capire che ha i suoi regolatori specifici. E questa è la leucemia linfoblastica acuta che risponde per il 100%, l'adenocarcinoma del rene che a 24 ore non risponde, però un po' sì, e vedremo perché. Ripetiamo tutte le curve con gli altri fattori, vedete, si ripetono tutte uguali. La mammella, qui come vi dicevo, che con i fattori della prima fase risponde così, abbastanza bene, ma non benissimo, qui risponde benissimo perché a 24 ore non c'è solo un rallentamento, addirittura un decremento, che vuol dire che il tumore è regredito, e che quindi viene ben controllato da questi fattori. Questa è la leucemia linfoblastica acuta e questo è il carcinoma che fa lo stesso, la curva di prima. Ma perché c'è questo rallentamento? Come avevo detto, l'ipotesi era quella di
che queste sostanze fossero dei regolatori dell'espressione gene, cioè controllano l'attivazione, la disattivazione o altri fenomeni regolatori di questi geni. Bisognava dimostrare anche questo. Allora, questa è la slide che vi fa capire meglio. Queste sono le cellule del glioblastoma multiforme prima del trattamento. La proteina P53 è quella colorata in rosso, vedete questa qua, e dopo il trattamento vedete che c'è un aumento della concentrazione considerevole di questa proteina, che vuol dire che c'è stata un'attivazione trascrizionale del gene P53, cioè quel gene lì non era attivo, noi l'abbiamo attivato, lui ha sintetizzato la proteina P53. La proteina P53 adesso è lì, ha bloccato il ciclo cellulare di queste cellule tumorali, poi ha fatto due cose. Ha tentato di riparare i danni che sono all'origine della malignità. Se i danni non erano troppo gravi e erano riparabili, li ha riparati. E noi abbiamo visto che li ha riparati perché? Perché i marker del differenziamento cellulare, cioè le cadherine, sono aumentati al 100% dopo il trattamento. Quindi quelle cellule non erano più tumorali, ma erano differenziate. Da questo punto di vista, quindi, i tumori, le cellule tumorali possono revertere un fenotipo normale e le malattie tumorali sono reversibili, cioè possono guarire, non è vero che non possono guarire. Però abbiamo anche notato che dopo il trattamento ci sono delle cellule che sono andate in apoptosi. Vuol dire allora che tutte quelle cellule in cui le alterazioni erano troppo gravi, non potevano essere riparate, in quelle cellule sono stati attivati i geni della morte cellulare programmata e le cellule sono morte in modo naturale. Quindi dopo il trattamento noi vediamo sia un aumento dell'apoptosi sia un aumento del differenziamento. In ogni caso il tumore scompare o regredisce e vuol dire che le cellule tumorali sono riprogrammabili e che le malattie tumorali sono reversibili. E quindi questa è una cosa da poco. Allora, il meccanismo d'azione che avviene invece per l'adenocarcinoma, che vi ricordate a 24 ore non era rallentato, a 48 ore sì, abbiamo voluto capire perché. In quel caso abbiamo studiato un'altra molecola importante per il controllo del ciclo cellulare, che è la proteina del retinoblastoma. Quella proteina si chiama fattore di restrizione del ciclo cellulare, perché quando è non fosforilata blocca un gene che si chiama E2F, quel gene non viene trascritto e il ciclo non parte. Se viene fosforilata, si stacca dal gene, il gene viene trascritto, va a fosforilare le cicline, parte il ciclo cellulare e non si ferma più fino alla prossima fase. Quindi, per quello è molto importante, si chiama appunto fattore di restrizione del ciclo, perché quando non è fosforilata blocca il ciclo cellulare, ok? E qui vedete che questa proteina, per farla breve adesso, qui sono i controlli, ci sono tutte le quattro fasi fosforilate e non fosforilate delle proteine. In B a 24 ore ci sono ancora tutte le quattro, in C, che sono passate 48 ore, non ci sono più le forme fosforilate, che erano queste qua, e sono rimaste solo le non fosforilate. Quindi vuol dire che noi abbiamo fatto una regolazione post-traduzionale, cioè la proteina è già tradotta, si trova in forme fosforilate e non fosforilate, e noi cambiamo il rapporto tra forme fosforilate e non fosforilate a favore di quelle non fosforilate che bloccano il ciclo cellulare. Quindi il meccanismo d'azione in questo caso è di una regolazione epigenetica post-traduzionale sulla proteina del retinoblastoma che viene defosforilata e va a bloccare il ciclo cellulare. Risultato comunque del blocco. Vabbè, qui lasciamo perdere, ma per dirvi che l'informazione, cioè noi stiamo dicendo che c'è un codice che è in grado di regolare il codice genetico, che si chiama epigenetico. Questo significa che questo codice trasferisce l'informazione al codice genetico e gli dice che cosa sa fare. Se il codice genetico, su cui si pensava che noi avremmo trovato tutte le vie per curare le malattie, alla fine quando l'hanno sequenziato tutto hanno capito che non sapeva fare niente, era come l'arbitro di quel computer che se non è programmato non fa nulla, ci vuole il programma. Il programma è questo qua, è esattamente questo qua. Ma questo programma, tra un po' lo capirete meglio, non funziona sulla base riduzionista di come la medicina pensa tuttora,
cioè non agisce attraverso singoli bit di informazioni, singole molecole, recettori e tutte queste robe qua. Questo è un discorso che andrebbe ormai superato ampiamente, perché nel momento in cui vengono fuori queste ricerche, e queste ricerche dimostrano che noi stiamo trasferendo l'informazione dal codice epigenetico al DNA, dobbiamo capire ancora una cosa, che questa informazione viene trasferita per pacchetti informativi, lo capiremo subito dopo con tutti gli altri esperimenti, e se voi la spezzettate l'informazione non l'avete più. È come quando voi volete scaricare un'app nel computer. Se voi non scaricate tutto il programma dell'app, l'app voi non ce l'avete più nel computer, lo dovete scaricare tutto. E quindi se la scaricate tutto ce l'avete. Qui è uguale. Se voi non scaricate, non gli date tutto il programma, l'effetto non c'è. Quindi bisogna cambiare proprio paradigma scientifico e mentalità e passare dal paradigma molto riduzionista della scienza, finora adottato, a questo che è basato sulla complessità e che vede appunto la vita e l'universo, come diceva Giorgio Terzani prima, basato sull'informazione essenzialmente, tutta informazione. A questo punto noi siamo degli organismi informati. E per farvi vedere che questa informazione non è una parola vacua, guardate cosa succede nel trattamento clinico dei pazienti, per esempio come in questo caso, con l'epatocarcinoma in fase avanzata, in cui altre terapie non erano più possibili, né termoablazione, né chemoembolizzazione, né niente. Quindi questa è una malattia multifocale che quando arriva a avere tanti noduli così come in questo caso, vedete tutto il settimo segmento è pieno di noduli, qui dove c'è la freccia c'è una trombosi della porta, vedete che la porta infatti è chiusa, il sangue non passa. Questo dopo sei mesi non c'è più niente, è sparito il tumore, è sparita la trombosi, ecco, tutto il sangue è ripreso, e questo appunto è un effetto che i nostri colleghi, ho avuto la fortuna di lavorare come primario nella stessa azienda ospedaliera con il professor Lil Draghi, che è stato il primo nel mondo a fare la termoablazione di questi tumori, no? E quindi avevo una casistica ampia, perché abbiamo trattato 179 casi, che non è così facile averli tutti in un unico centro. E però quando lui ha visto queste robe qua, perché prima non ci credeva molto, cioè, proviamo, tanto dopo, quando arrivavano quei casi lì, lui non sapeva più cosa fare, lo lasciava a casa senza terapia, di dammi le tue goccine, però te rango che io le provo. Questo è stato uno dei primi casi che ha avuto, e da allora è stato uno dei più strenui sostenitori di questo tipo di trattamento. Qui è regredito tutto e chiamato vanishing effect, questo effetto è più uguale, cioè c'è un tumore multifocale che scompare completamente, e queste sono le curve di crescita, sì, le curve di sopravvivenza, scusate, dopo 36 mesi di trattamento. Sono compresi nel rosso i casi sia che sono regrediti, noi abbiamo avuto il 20% di regressione e il 16,9% di non progressione. Là sono compresi anche i casi di non progressione, quella rossa. Però vedete che differenza grande, statisticamente significativa, c'è tra chi ha risposto e chi no. E quindi questo è un dato molto importante, più ancora che l'endpoint finale basato solo sulla risposta all'attacco, cose così. Questo dimostra che comunque la terapia è efficace. Ma per farvi vedere tutte le funzioni del codice epigenetico, appunto, diciamo così, che andando avanti a capire un attimo meglio la fisiologia delle cellule staminali, vi ho detto che c'erano 5 stadi, no? Questi 5 stadi sono da totipotenti a pluripotenti, multipotenti a oligopotenti, cellule in via di differenziazione definitiva e completamente differenziate, quindi 5 stadi. Andando a studiare tutti questi 5 stadi e vedendo che cosa succede sulle cellule staminali mesenchimali adulte, a questo punto abbiamo spostato l'attenzione dalle cellule patologiche provocate tumorali a quelle normali, staminali normali, che noi prendiamo dal tessuto adiposo, perché le fonti maggiori di queste cellule sono questi tessuti, e lì c'è un metodo messo a punto dall'Università di Bologna
in cui le cellule staminali da questo tessuto adiposo vengono prelevate in modo meccanico senza trattamenti chimici e quindi poi le abbiamo in cultura senza averle trattate in nessun modo. E studiamo che cosa succede dando i nostri fattori a queste cellule. E così abbiamo potuto scoprire tutte le funzioni, le diverse funzioni del codice epigenetico che adesso vi illustro brevemente. Come capite, quindi questi fattori possono avere un utilizzo in tutte queste malattie, quindi malattie del sangue, osteoporosi, osteoartrite, cardiovascolari, diabete, cirrosi, Parkinson, Alzheimer, maculopatia degenerativa ma anche sudativa, malattie muscolari, eccetera. Nel Parkinson, questo è il trattamento tradizionale che si fa ora con un trapianto di cellule staminali, ma come vedrete c'è in teoria la possibilità di trattare queste patologie senza il trapianto di cellule staminali, perché si è visto poi che gli effetti benefici delle cellule staminali trapiantate non sono dovute alle cellule trapiantate, ma ai fattori neurotrofici che loro producono. Allora, i fattori neurotrofici che loro producono cosa sono? Sono quelli che prendiamo dallo zebrafish e li ridiamo. Quindi, è così quello, anche questo sarà un intervento che non sarà più necessario, trattare un infarto del miocardio con trapianti di cellule staminali, ma semplicemente con i nostri fattori. E infatti abbiamo fatto questo trattamento nelle cellule dell'ippocampo, che sono quelle che vanno per prime in degenerazione nel morbo di Alzheimer. Quindi abbiamo preso le cellule dell'ippocampo, le abbiamo trattate con un neurotossico e contemporaneamente gli abbiamo dato i nostri fattori per vedere cosa succedeva, se riuscivamo a prevenire la neurodegenerazione. E ci siamo riusciti, ma questo vi fa capire appunto il cambio totale di paradigma che è necessario a questo punto per procedere a curare le malattie croniche degenerative. È successo questo, che noi abbiamo i cinque fattori, ok? Le cinque fasi. Noi mandiamo in neurodegenerazione le cellule dell'ippocampo e poi gli diamo ciascuna fase, cioè le proteine, avete visto, sono già network, sono già tante proteine in ogni fase, no? Giusto? E le diamo una a una. I risultati sulla neurodegenerazione sono discreti, non entusiasmanti. Si riesce a prevenire il 20-25% della neurodegenerazione. Allora cosa abbiamo pensato? Ma noi per rigenerare un tessuto nervoso, che dobbiamo fare? Dobbiamo prima tenere accesi i geni staminali del serbatoio delle staminali, in modo che non si riducono le cellule staminali. E poi però dobbiamo differenziare in cellule del tessuto nervoso. In pratica che dobbiamo fare? Copiare esattamente il programma che la vita adotta per auto-organizzarsi e darglielo a queste cellule. Cioè, abbiamo preso tutti i cinque stadi, li abbiamo somministrati e abbiamo avuto circa l'80% di prevenzione della neurodegenerazione. Cioè, avete capito? Sì, ho finito. Avete capito che l'informazione deve essere completa e ridondante. Non specifica il bit, quella roba là che va sul recettore. Le terapie biologiche del cancro, adesso cosa sono? Cioè, non dovrebbero usare quel termine biologico, perché tutto l'uso di anticorpi monoclonali è tutto tranne che biologico. Poi gli effetti sono massacranti, si va sul target biologico perché sul target che vanno a colpire un singolo recettore, ma poi dopo gli effetti collaterali sono pesanti. Quindi nella neurodegenerazione succede questo, nella psoriasi come i tumori, cioè noi dobbiamo differenziare i cheratinociti e ci riusciamo nell'80% dei malati. Poi, ecco, andiamo avanti ancora. Adesso c'è un nuovo integratore qui che funzionerà come anti-aging. Sull'anti-aging abbiamo fatto questa scoperta, che se noi utilizziamo la prima fase del differenziamento, noi riusciamo a tenere accesi gli stessi geni che Yamanaka aveva introdotto con un retrovirus in un fibroblasto, cioè quindi una cellula differenziata, e l'aveva trasformata in cellula staminale pluripotente indotta. La chiamata indotta ha fatto bene perché quella cellula non è normale. Ha modificato, facendo le sue manipolazioni, quella cellula che ha perso la ciclicità, perché a quel punto la cellula è in una continua fase di moltiplicazione che poi noi la dobbiamo riprogrammare per portarla alla normalità, perché sennò rischia di dare origine a un tumore. Invece, noi teniamo accesi gli stessi geni, in modo fisiologico,
e senza, quindi, e senza far perdere la ciclicità alle cellule. Se noi smettiamo, le cellule vanno avanti in loro strada. Questi geni staminali impediscono il taglio dei telomeri, cioè tirano le telomerasi, impediscono il taglio dei telomeri, quindi le cellule non invecchiano, cioè aumentano la durata della vita, perché a ogni taglio di telomero, voi sapete, si accorcia la durata della vita, ma se noi impediamo ai telomeri di essere tagliati, teniamo a lungo la durata della vita. Ma questo non basta a impedire la senescenza. Yamanaka aveva fatto solo quello, era già tanto, ma insomma, poi però non si potevano usare sui cellule. Quindi. Noi facciamo questo e in più però attiviamo altri geni che si chiamano BMI1 e così via, che attivano delle superfamiglie di proteine, 6.000 proteine in un colpo, che impediscono la senescenza. Ma non siamo noi che facciamo questo, io non ho scoperto niente di nuovo, ho scoperto solo che la vita fa quello, cioè, e la vita di solito è molto più intelligente di quanto pensano i grandi intelligentoni della scienza, che sono più verdi e credono di fare tutto quello manipolando a destra e a sinistra, e poi invece andiamo incontro dei disastri. Grazie.